E in conclusione, Silvana, il famoso recap della serata, un'ora passata velocemente. Vola sempre il tempo. E diciamo che abbiamo gradito tutti i nostri ospiti anche questa sera. Ricordiamo l'avvocato Nicola Diorio, è sempre un piacere riceverlo e avere tutte quelle informazioni che oggi ci vogliono, anche quelle informazioni, cosa è lecito, cosa non è. E per quanto riguarda il collegamento sempre spettacolare con Roma e con Riccardo Proietti, è chiaro che è sempre un piacere rivederlo e di sentire anche la situazione in Italia. E poi abbiamo parlato del takeout presso il ristorante Terra Mia insieme al titolare Bruno De Angelis. Incoraggiamo i nostri ristoranti, tutti i business locali, soprattutto i commerci locali. Ancora una volta i ristoranti hanno sofferto in particolar modo e quindi organizziamoci per le feste, anche se i gruppi saranno più ristretti, perché no? Possiamo farlo. Certo. E infine, scusa Nick. No, dicevo anche perché i nostri ristoratori, i nostri ristoranti a Montreal, lo possiamo dire, specialmente italiani, perché noi siamo italiani, quindi siamo che, ma è la verità, la cucina italiana è impeccabile e per le feste di Natale sono sicuro che molta gente vorrà prendere un break a casa, no? Quindi dire no, io voglio questi piatti per le feste, e con la speranza, come stava dicendo appunto Bruno De Angelis, che ci possa essere una famiglia un po' più numerosa di 2, 3, 4, 5 e si arrivi almeno a 10, ma questo saremo a vedere cosa ci diranno. E infine ci siamo collegati con Toronto e con Roberta Battaglia, arrivata quarta a America's Got Talent. Grande talento, è con lei che noi terminiamo. The Fourth Candle, Roberta Battaglia. Buonasera a tutti. Buonasera. Cambia il cielo, cambia la musica dell'anima. Ma tu resti qui con me, tra lo stomaco e i pensieri più invisibili, e da lì.